Buongiorno a tutti dalla Biblioteca Lazzarini. Io sono Davide e oggi vedremo come scaricare e leggere ebook sul vostro dispositivo grazie a MloL Reader. Per prima cosa andiamo sul Play Store. Cerchiamo MloL Reader, vedete subito tra i primi risultati, e lo installiamo. Se non avete ancora l'Adobe D, cosa che ci servirà per autorizzare l'applicazione, potete vedere come ottenerlo nell'altro video che abbiamo caricato. Ecco che ha installato l'applicazione e l'apriamo. Consentire a MloL Reader di accedere a foto, contenuti multimediali e file sul dispositivo. Dobbiamo dirgli di sì, se no non sa dove mettere i nostri ebook. Consenti. La nostra opzione in questo caso è la prima in alto. Siamo utenti delle biblioteche e quindi usiamo il primo in alto. Sei già iscritto? Sì. Entriamo. Selezioniamo la biblioteca. Eccoci. Prato. Mettiamo le nostre credenziali. Ecco nell'app. Manca però ancora uno step. Come vi dicevo, per scaricare l'ebook ci serve l'Adobe D. Il catalogo in realtà me lo fa già vedere tutto, ma quando poi arriviamo a scaricare l'ebook ci bloccherebbe, giustamente, perché gli manca un passaggio. Andiamo quindi sulla piccola ghieretta ingranaggio in basso a destra e vedete che mi riconosce come utente di Media Library, ma nel campo Adobe D manca l'autorizzazione. Quindi clicchiamo su Autorizza, inseriamo la mail e la password dell'Adobe D. Ecco che ci autorizza e di conseguenza da questo momento in poi possiamo senza problemi andare sul catalogo, scegliere un libro e scaricarlo per leggerlo direttamente qui sopra. In questo caso ci fa vedere soltanto le novità. Possiamo passare nell'altra tab dove c'è scritto tutti per vedere l'intero catalogo, 28.750 risorse. Di queste però non tutte sono subito disponibili. Per vedere gli ebook che possiamo scaricare subito, andiamo su Filtra, esattamente come sul computer, vedete che c'è il filtro solo titoli disponibili ora. Clicchiamo qui e lui ricaricherà la lista con soltanto i titoli che ci interessano. Cerchiamo un libro che ci può piacere. L'istante presente, proviamo. Clicco. Vedete, mi dice scarica ebook. Clicco qui sopra. Mi ricorda il numero di download che ho a disposizione e qui in fondo c'è scarica. Quindi due volte scarica. Il tuo prestito è stato registrato. Clicca sul pulsante libreria, vai al cloud e scarica il tuo libro. Ora andiamo nella libreria e vi spiego che cosa significa. Vedete che tra i libri scaricati non c'è niente. Il cloud cos'è? Praticamente è tutto quello che lui si ricorda che avete scaricato, ma che non è ancora fisicamente sul telefono. Quindi in questo caso il prestito registrato, assieme a tutti gli altri che ho fatto, è presente nel cloud, ovvero lui sa che è vostro. Ma soltanto cliccandoci, come farò adesso, ce lo scarica. Vedete, loading, lo sta scaricando e adesso, se torno in scaricati, mi trovo il libro.
Per qualsiasi dubbio o problema, non esitate a scriverci. Nella descrizione trovate tutti gli step con i relativi link e gli indirizzi al quale potete contattarci. Non mi resta che augurarvi buona giornata. Ciao a tutti!